plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo. Facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca.
Buon pomeriggio amici, bentornati alla Palattacca. Come promesso ieri sera, siamo di nuovo operativi. Oggi qua al Palazzetto Tacca in Cassano Magnago va in scena il recupero della nona giornata di campionato della Serie A Beretta maschile, prevista originariamente per il 18 di novembre, poi ovviamente note vicende, positività Covid, partita rinviata, ma ora siamo pronti a recuperare in campo i padroni di casa del Cassano Magnago Handball Club e gli ospiti, i laziali del Handball Club Fondi. Le squadre stanno per ultimare il riscaldamento e poi agli ordini dei signori Roberto Zancanella e Daniele Testa si procederà a questo recupero, come detto, della nona giornata. Classifica della Serie A Beretta che attualmente vede in testa il Conversano con 25 punti, Siena con 22, Sassari 21, Pressano 18, Bozen 17, Fasano 14, Merano, Cassano, Eppan 13, Brixen e Trieste 12, Cingoli 7, Fondi 6, Albatro 3 e Molteno 2. Ricordiamo che al termine del giorno d'andata, quindi il giorno d'andata formalmente si è concluso il 22 dicembre, però ci sono parecchie partite da recuperare che le varie formazioni stanno recuperando in questi giorni, e poi al termine quindi di tutte le partite comprensive del giorno d'andata ci sarà la classifica definitiva, che poi varrà anche come qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Quindi è importante terminare questi recuperi in questa settimana, perché poi ricordiamo settimana prossima ricomincerà il giro di ritorno, e quindi è importante poter concludere tutte queste partite per poter stilare la classifica finale del giro d'andata, che poi promuoverà le otto squadre alla Final Eight che si svolgerà nel weekend di San Valentino. Ancora non è stata resa nota la sede. Ci sono dei rumors che dicono molto probabilmente il Centro Tecnico Federale di Chieti, però non è ancora stata ufficializzata questa decisione. Io ne approfitto per cominciare a salutare i miei compagni d'avventura. Quest'oggi abbiamo Davide Cenci alla telecamera e il buon e ottimo e sempre presente Davide Bianchi, che si alternerà, perché farà il doppio lavoro, oltre a fare come suo solito egregiamente la regia tecnica di tutta la situazione, mi accompagnerà anche in voce, quindi lo salutiamo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Luca, tutto bene? Tutto bene per ora, sì. Grazie per il lavoro egregio, come solito. Grazie, come disse grazie, quello grazie, che si grazie. Lanciò senza il paracadute, fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene, 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 bene. Va bene, intanto al Palattacca oggi si sfidano Cassano contro Fondi, recupero di quella che doveva partita che doveva avvenire a nel novembre. 2020. Esatto, l'anno scorso possiamo dire. L'anno scorso. Diciamo che per il Cassano è sicuramente un recupero importante, perché è lì in bilico tra settimo e ottavo posto, quindi sì. Sarebbe importante per la squadra Maranto sfruttare il doppio turno casalingo, perché poi ricordiamo mercoledì ci sarà sempre qua Tacca l'ultimo recupero dei tre che ha svolto in questo mese di gennaio la formazione di casa, esatto. Quindi ospiteremo il Bolzano. Quindi tra oggi e mercoledì il Cassano deve cercare di fare quei punti fondamentali a stare dentro le prime otto, in modo da poter poi disputare la finaletta di Coppa Italia. Per il Fondi invece la situazione di classifica sta migliorando, perché hanno avuto anche loro nei recuperi dei risultati brillanti, quindi per ora sono riuscite a staccare nella classifica l'Albatro e Molteno, quindi a confermare il terzultimo posto e anzi allungare la distanza rispetto agli ultimi due posti. Però chiaramente anche per il Fondi sono due punti importanti che potrebbero staccare definitivamente la zona di pericolo, quindi sicuramente scenderanno in campo agguerriti e determinati, esatto, a portar via dal TAC la posta piena. Sì, per riassumere in breve, tutte e due le squadre oggi dovrebbero vincere. Esatto, sì, cioè posta due questa punti importanti per entrambe. Cassano che purtroppo viene da, diciamo, pure una beffa, perché settimana scorsa sì, c'è stato il recupero a Pressano, partita dominata, sempre stata avanti nel punteggio, anche se non è riuscito a sganciarsi in maniera definitiva, sempre stato sui 3-4 gol di vantaggio. Poi blackout che
storicamente ci prende inizio della ripresa, invece questa volta avevamo passato indenni, esatto, il rientro dopo intervallo, ma invece questo blackout purtroppo è venuto negli ultimi 10 minuti, quindi praticamente con un parziale di 5-1 negli ultimi 11 minuti il Pressano ha ribaltato la situazione andando a segnare il gol a 2 secondi dalla fine. Proprio e così. Quindi vittoria di misura 20-19 e sconfitta amara e pesante per il Cassano, che invece contava già con quei 2 punti di staccare il passo per la Coppa Italia, invece dovrà ricominciare tutto da capo quest'oggi. Sì, diciamo la partita di Pressano un po' un replay di quella che era stata l'anno scorso, che Cassano pareggiò a 4 secondi, cioè Pressano pareggiò a 4 secondi dalla fine con un tiro da fuori. Invece quest'anno è andata purtroppo diversamente, perché sì, non abbiamo pareggiato ma abbiamo addirittura perso. Sì, ultimo possesso palla a favore del Cassano, che è andata al tiro a 10 secondi dal fine, ha visto il tiro di Fantinato parato dal portiere Alto Attesino e poi ha trovato coordinazione e tempo per lanciare Dantino, che ha realizzato il gol beffa, però chiaramente loro ci hanno messo del loro, hanno meritato, quindi nulla da dire. No, rimane un po' la mano in bocca per quel blackout finale delle nostre gare, però speriamo, e anzi lo vedremo subito, che possano riscattarsi prontamente. Va bene, intanto qui al Palatacca è tutto pronto per l'inizio del match. Ricapitoliamo: Cassano contro Fondi, e poi abbiamo detto arbitri dell'incontro i signori Zancanella e Testa, se non ho, eccoci qua, pronunciato male, fammi controllare. Controllo. Zancanella, sì, Roberto Zancanella e Daniele Testa, eccoci qua, squadre che entrano in campo per la presentazione. Alla vostra sinistra Cassano in maglietta amaranto e bianca, alla vostra destra Fondi in maglietta nero e grigio, sì, quindi questi toni di colore. Poi per quanto riguarda i portieri, Cassano con divisa gialla, Fondi con divisa blu, azzurro scuro, diciamo, dai. Tutto pronto, saluto di rito tra le due panchine. Siamo pronti ai gridi e speriamo di vedere una bella partita oggi. Sì, questo lo auguriamo sempre, quindi diamo il via anche noi al match con l'augurio buona pallamano a tutti. Quindi, prima di tutto lo spettacolo. Ricordiamo poi che si stanno giocando anche i mondiali in Egitto, quindi potete seguire quest'anno con la bella novità della trasmissione dei match più importanti in diretta su Sky, Sky Sport Arena. Finalmente la giusta vetrina che il nostro sport merita anche in Italia. Speriamo sia solo un inizio e che questo possa diventare una abitué. Sappiamo che la federazione ha firmato un contratto con Sky per quanto riguarda sicuramente le partite della nazionale, i match più importanti di Champions League, quindi un match a settimana, ovviamente i mondiali che stanno svolgendo adesso, e credo anche per quanto riguarda le fasi finali del campionato, quindi campionato maschile sono previsti i playoff, ma sicuramente i playoff della femminile, e poi credo ci sia anche qualcosa quanto riguarda la finale della Coppa Italia. Sì, esatto. Devo dire che ci è voluto un po' di tempo, tante persone hanno lavorato, tante persone si sono messe d'impegno, però il lavoro ha portato i suoi frutti. Sì, diciamo anche il lavoro che tutte le società stanno portando avanti in maniera, diciamo, amatoriale, però cercando, sì, di fare, certo, prodotti professionali, credo che abbia convinto federazione che i tempi fossero maturi per tentare un approccio con reti televisive di una certa importanza, quali possono essere Sky. Nel frattempo è iniziato il match, quindi andiamo tutto pronto, via, tranquillamente in cronaca. Saluti all'inizio della partita e palla in mano Cassano per il primo attacco della partita. Primo attacco per il Cassano con Moretti, Mazza e Bortoli, batteria dei terzini. Sì, poi Saita e Branca e Dorio. E intanto primo gol subito di Federico Mazza. Fondi è già dall'altra parte. Scambio con l'ala. Decide però di andare con calma. Gira palla al fondo, intanto schema, taglia l'ala, qualche difficoltà nel passaggio, attacca ancora a fondi, vediamo terzino che risale, centrale cerca l'uno contro uno, nulla di fatto però, 9 metri, Cassano che schiera difesa 6-0 con Dorio e Moretti centrali, riprende il giro di palla, cerca il varco tra primo e secondo, nulla di fatto, 7 metri però,
Tiro da 7 metri guadagnato e credo ci sia anche, no, solo ammonizione verbale per ora. Nessuna sanzione e tiro dai 7 metri. Guadagnato credo dal numero 6. Vale a dire Di Benedetto. Se non ho visto male. Intanto sarà invece col numero 44 Ivan Vulic a tentare trasformazione opposto a Ivan Ilic. Una finta, è parata. E neutralizza il tiro. Quindi direi prima crocetta per Ivan. Parte la seconda fase al Cassano, ancora con Mazza, poi scarica Bortoli, Moretti da fuori, ma si oppone. Numero 31, l'estremo difensore del Fondi, che lancia in seconda fase la sua squadra. Vuljavac. Cerca il varco, poi c'è uno sfondamento subito da Mazza. Cassano che può ripartire con Moretti, Mazza. Bortoli, uno contro uno. Poi c'è un fallo e una ammunizione per primo il numero cartellino 14. Giallo, numero 14, vale a dire Dario Zanghirati, quindi primo a entrare sul referto arbitrale, non per aver segnato una rete, ma per sanzioni, è col numero 14 Dario Zanghirati, cartellino giallo a carico del giocatore del Fondi. Riprende il gioco. Cassano che riparte col giro di palla. Tanto per completare lo starting seven, vai, abbiamo Banca e Saitta, Leali e Dorio a pivot, queste le posizioni per il Cassano. Giro di palla. Decide di schierare fin dal primo minuto Bortoli come terzino. Novità questa. Quindi sì, una novità che abbiamo visto chiaramente in qualche spazio partita per il Cassano, ma il battesimo del fuoco in questo ruolo è avvenuto in nazionale e visto che Thomas si è ben comportato, anche Collez ha deciso di sfruttare appieno quest'arma. Adesso ancora un tiro dei 7 metri guadagnato per Arena. Palla che numero colpisce 11, anche sì, al volto Ilic in maniera ovviamente non voluta, e però c'è anche stato il fallo sulla stessa Arena, quindi tiro dai 7 metri, vediamo, cambia il però bello gesto con Arena che nonostante fosse colpa scusa, sua perché certo, era sotto fallo, però va a scusarsi con Ivan, bello questo gesto, ci piace segnalarlo. E con numero 6 è Piero Di Benedetto a presentarsi questa volta sui 7 metri e realizza la prima per evitare rete del Fondi. Qualsiasi problema, dice, senza finte, senza fonzoli, senza nulla, tiro secco e va a realizzare. Cassano che si riparte in attacco 1-1 dopo 3 minuti e 40 del primo tempo. Moretti ad organizzare, posiziona Dorio. Squadra in questo momento speculare perché anche il Fondi si schiera con difesa piatta 6-0, cioè piatta, difesa 6-0, poi ovviamente ci sono le uscite sui portatori di palla. Bello giro di palla invece per il Cassano che porta la rete di Gabriele Saitta. Gabriele Saitta. 2-1 Cassano. È partita non male, eh. Questi primi sì, 4 diciamo minuti, quasi 5. La fase di studio è stata molto molto corta. Le due squadre subito a giocare a viso aperto. Gira palla al Fondi adesso. Continua il giro di palla. Ala che risale in posizione di centrale. Attacca, incrocia col terzino, doppio incrocio. Si cerca il varco. Non c'è, ala destra che risale ancora. Passaggio profondo ma viene sporcato. No, palla che rimane a Cassano. Laterale, quindi c'è stato probabilmente un ultimo tocco il giocatore del Fondi. Può ripartire Cassano in seconda fase. Palla sul lato opposto, Bortoli per ancora Saitta. Funziona l'asse, Bortoli Saitta, sì, ma buona anche Mazza che ha portato esatto in maniera egregia la seconda fase. Esatto, bravo ora Mazza a vedere lo spazio sul lato destro del campo a servire Bortoli, che poi ha servito Saitta che aveva un cratere. Si è reso conto che i giocatori del Fondi erano ritornati bene dal suo lato, ma erano scoperti al lato opposto. Ha visto prima Bortoli e poi Saitta solo completamente, quindi ne ha approfittato e allargando il gioco sulla destra, portando primo allungo del Cassano, 3-1 punteggio. Vediamo qual è stata la risposta del Fondi. Vulic viene ben fermato da stesso Tiro Mazza che rallenta il gioco quando tentava di accelerare. Centrale del Fondi. Prende il gioco sempre con Vulic. Arena. Palla recuperata da Cassano che può correre in contropiede con Saitta. Che realizza. Ancora Gabriele Saitta, protagonista in queste prime fasi. Difesa del Cassano che riesce a strappare palloni agli avversari e a sfruttare il gioco più semplice, classico.
prima fase un uomo solo lanciato contro il portiere avversario che tenta di opporsi ma senza poter intervenire sul pallone. Tanto Fondi che attacca. Vediamo le grida di Kolec a organizzare la difesa dei suoi ragazzi mentre si contrappone Vulic che chiama schema per i compagni. Arena cerca l'ala che però non ha spazio, deve risalire Vulic, uno contro uno. Arena ancora, cerca tiro da fuori e realizza seconda rete per il Fondi. Ottimo questa conclusione, riuscito a dare velocità al gioco e a superare la nostra difesa. Ora passaggio di Moretti non preciso ma era sotto fallo, poi l'arbitro fa segno che si può continuare per il vantaggio perché la palla è stata recuperata da Bortoli. Nulla di fatto però per la seconda fase, quindi difese e attacchi schierati, si procede con la quarta fase invece. Moretti cambia di posto con Mazza, incrocio con lo stesso Moretti, Bortoli dall'altra parte, uno contro uno. Palla per Banca ma non ha più spazio, passaggio non precisissimo, detto andare indietro, siamo sotto passivo. Ancora Bortoli uno contro uno, scarico ancora per Banca ma subisce fallo, la palla si era nel frattempo persa in fallo laterale. Buona difesa del Fondo in questo frangente. Cassano che deve arrivare al tiro, siamo ancora sotto passivo, tira Mazza da fuori, palla che va oltre la traversa, nulla di fatto, riparte il Fondi. Con calma il Fondi a organizzare l'attacco, Arena in posizione centrale va a posizionare il suo pivot, adesso alla che risale, poi riprende il giro di palla tra i terzini, esce pivot, cambio di posto centrale terzino sinistro, arriva ancora Di Benedetto, nulla di fatto, palla però sulla traversa, aiutato Ilic dai montanti, può partire la seconda fase Banca, questa volta arriva la palla giusta, risale dall'ala quasi da terzino e va a realizzare quinta rete per il Cassano, ancora più tre, prova a scappar via Cassano e invece annulla, porta all'attacco del Fondi, ancora palla recuperata, seconda fase, ancora Mazza per Bortoli, uno contro uno, poi scarica Saitta e va a guadagnarsi un 7 metri. E credo ci sarà anche sanzione, così esatto, siamo a 2 minuti, quindi Di Benedetto dovrà lasciare il campo per i prossimi 120 secondi. Prima espulsione per 2 minuti della partita ai danni del Fondi. Diamo Moretti che si va. Moretti incaricato del tiro dei 7 metri. Moretti contro Vuljavac. Grazie. E realizza Moretti. Una finta, poi decide di tirare a fil di traversa tra traversa e testa del portiere. Una traiettoria leggermente arcuata e va a realizzare prima rete anche per Alessio Moretti e parità numerica ristabilita perché il Fondi decide di giocare con l'extra player. Quindi sesto giocatore in movimento, entrato con numero 66 Marquez, però attenzione, in questo momento porta sguarnita per il Fondi. Questo è un suggerimento importante per i nostri ragazzi nel caso si dovesse recuperare palla. Marquez, Arena, esce pivota. Marquez cerca il varco tra primo e secondo, sfondamento, viene fischiato sfondamento, la porta è vuota, realizza da porta a porta Ivan Ilic ma non viene convalidato perché chiaramente trattandosi di fallo di sfondamento e non di invasione di aria deve essere battuta da dove è venuto esatto. Lo sfondamento e non da un punto qualsiasi dell'area del portiere, quindi tutto da rifare. Ci ha provato, comunque Ilic ha dimostrato di avere la mano calda e soprattutto i riflessi pronti. Quindi mi vuoi dire che ci aspettiamo un gol anche da Ilic oggi? Dovesse continuare il Fondi a giocare con il suo player, prossima volta magari stando più accorti alla posizione di battuta della ripresa del gioco. Ora attenzione, passaggio a Banca ma era fuori dal terreno di gioco, quindi giustamente fallo laterale, rimessa in gioco per il Fondi. Peccato, ingenuità dei nostri ragazzi, occasione sprecata. 6-2 intanto, 10 minuti passati. Fondi che attacca. Primo vantaggio importante per il Cassano, nonostante non abbia ancora sfruttato la superiorità numerica. Però ha quantomeno allungato leggermente il punteggio. Adesso Arena a organizzare il gioco per il Fondi. Esce il pivot. Marquez, Vulic. Arena ancora. Uno contro uno. Risale Pennacchio. Però da fuori, ma nulla di fatto. Però la palla rimane nelle mani del Fondi. Poi non c'è il varco.
Prova Zanghirati dalla parte opposta, viene fermato, quindi rimaniamo in avanti. Nel frattempo ha scontato la penalità, quindi Fondi a ranghi completi. Può rimpostare un gioco d'attacco, anche se sotto chiamate di passivo degli arbitri. Vuole da fuori Bulic, trova difesa e portiere non preparatissimi, quindi palla che si insacca a fil di palo. Ilic l'ha vista spuntare al tuo momento, nulla ha potuto. Più colpa della difesa che non del portiere in questi casi, perché il tiratore che tira completamente solo senza ostruzioni di nessun tipo, né di fallo, sì, né di interposizione sulla traiettoria del pallone in doppio appoggio dagli 8 metri, è praticamente imprendibile per il portiere. Adesso Cassano che attacca, Bortoli mazza uno contro uno, cerca lo scavalcamento, poi però c'è un fallo, rischia difensore del Fondi che si era aggrappato un po' troppo a Federico. Riprende il gioco, ancora mazza uno contro uno, Bortoli. Moretti, palla per Banca che ha un buon angolo di tiro, questa volta sceglie il primo palo, ma il risultato non cambia perché va a realizzare, bravo Branca, seconda rete per lui, bravo Branca a realizzare, settima rete del Cassano, sempre più 4. Sta provando a scavare un piccolo break, ovviamente 4 reti non sono nulla, soprattutto quando siamo ancora nel primo quarto di partita, però insomma comincia a essere un distacco che quantomeno mette pressione al gioco degli avversari. Vulic che hanno meno possibilità di errore, prova Marquez da fuori, ma Ilic, bel tiro, ma Ilic c'è e prontamente lancia per Saita che si fa trovare pronto, grande Ivan, grande lancio dopo la parata, subito reattivo a lanciare il contropiede per Saita e time out Fondi. De Santis vede il Cassano allungare più 5, siamo al 12° minuto, comincia a essere, dicevamo, un vantaggio non decisivo ma importante, soprattutto vede qualcosa che non gli piace nell'attacco del Fondi, perché troppe difficoltà, vuoi un po' paura anche dei nostri ragazzi, però sicuramente De Santis deve sistemare, dare nuovi input, nuove informazioni alla manovra della sua squadra. Sì, in attacco. Infatti, vediamo un po' più che indica i movimenti, che farà, esatto. Sta indicando movimenti senza palla, quindi probabilmente sono queste proprio le indicazioni. I giocatori un po' troppo statici devono muoversi, come dicevamo, senza palla per poter diventare pericolosi e creare situazioni di gioco importanti che possono portare a qualche trasformazione. Tanto finisce il time out, ultimi secondi, poi le squadre rientreranno in campo. Dicevamo match importante, poi ci sarà, diamo già l'appuntamento perché in settimana avremo comunque due recuperi, sia per quanto riguarda, esatto, la Serie A Beretta femminile, quando martedì le nostre ragazze giocheranno contro l'Erice, e poi mercoledì invece saranno proprio i ragazzi a tornare in campo ospitando il Bolzano. Anche qui si tratta di recuperi di match non disputati tra novembre e dicembre. Tanto riprende il gioco, vediamo che soluzioni tattiche adotterà il Fondi in questa ripresa del gioco. Vediamo sempre Di Benedetto, Arena e Vulic. Sì, i tre terzini del Fondi. Anzi no, in questo momento no. C'è Vulic centrale e a destra abbiamo... Ah sì, Arena spostata. Di Benedetto sono Arena. Invertiti, sì, sì, invertiti, sì, sì, di posto, Arena e Vulic, sono intercambiabili. Proprio Arena ad attaccare, poi Di Benedetto. Non ha spazio per l'ala. Ancora Arena, ma... C'è la difesa del Cassano. Viene ben fermato da coppia Dorio-Moretti, però secondo l'arbitro la grinta di Alessio era eccessiva, quindi anche Alessio Moretti sul tabellino degli ammoniti, primo ammonito anche per il Cassano. Esce Ponticella, Vulic, arriva Arena, Di Benedetto scarica poi all'ala, ma prova a scaricare per Pennacchio, ma non si intende col compagno, quindi palla in fallo laterale, può ripartire, vediamo se sviluppa la seconda fase. Ha provato a servire Saita questa volta, ben controllato. Saita ha già realizzato 4 reti, una su scalata, ma gli altri 3 su contropiede. Quindi, quantomeno il Fondi ha capito che non deve dare spazio a Saita sui palloni persi in attacco. Quindi, in questa situazione, la difesa è tornata prontamente su quel lato del campo.
anche se ovviamente ha commesso fallo, quindi si riprende in gioco con palla per il Cassano. Adesso Cassano che attacca, Bortoli risale, prova a tiro da fuori ma non inquadra la porta. Può ripartire il Fondi, contropiede, è lunga Zanchirato, palla era solo Zanchirato, ma il passaggio di Buljavac è risultato leggermente lungo. Buon per noi che possiamo rispondere con Bortoli, che se sbaglia il tiro una volta sicuramente l'azione dopo non sbaglia più. Quindi prima rete anche per Thomas Bortoli. Però Fondi è già dall'altra parte con Arena, Vulic. È proprio Thomas ha cercato di rubare palla, è arrivato leggermente in ritardo, rischiato perché ha creato situazioni di inferiorità numerica, ma per fortuna Dori in seconda battuta è riuscito a commettere fallo interrompendo il gioco, quindi si riprenderà con 9 metri. Appena battuto a 9 metri di Benedetto, vediamo Fondi, Fondi che attacca. Giro di palla di Benedetto in centrale a organizzare l'azione. Sì, ruotano molto i tre terzini, abbiamo Vulic, Di Benedetto e Arena che si scambiano spesso e volentieri posizioni, probabilmente cercano di non dare riferimenti alla nostra difesa. Allora ancora un tiro finito in fallo laterale, c'è stata una deviazione di Saitta con la gamba, l'arbitro fa segno che comunque il tutto era involontario, quindi semplice rimessa laterale. Ancora Fondi che attacca, Di Benedetto, Vulic, Di Benedetto riceve, cerca il 2 contro 2 col pivot, non c'è lo spazio, Arena risale, punta l'uomo, incrocia per Vulic che fuori. Tira fuori, buona l'idea, buona questa manovra, ma tiro che si perde oltre la traversa, siamo già dalla parte opposta, Branca, contropiede per Branca, forse il lancio era leggermente lungo, quindi Filippo è andato, è riuscito fuori a prenderla ma non a trovare coordinazione, esatto. E ha permesso a Buljavac di opporsi al tiro, siamo già di una dall'altra parte però, Di Benedetto scarica l'ala, non c'è lo spazio, Bortoli ruba, legge palla, benissimo, Bortoli legge il futuro, si invola in contropiede, va a realizzare. La lettura di quel passaggio di Bortoli è stata spettacolare, perché era un passaggio rischioso, come sempre quando si fa un passaggio alla terzino opposto si sa che si rischia qualcosa, ha capito tutto le intenzioni Thomas Bortoli, anticipato netto e poi si è involato in contropiede realizzando la sua seconda marcatura. Tanto sulla 10-3 il punteggio. Pardon. Ora il Cassano ha scavato un solco profondo, più 7 il vantaggio. Abbiamo un problemino col punteggio, vedremo di tanto sistemare appena riusciamo. Cartellino giallo per Mazza. Piccolissimo problema, ma risolveremo subito. Tanto Fondi che attacca. Arena da fuori, bella questa azione di Arena che prende il timing giusto, sorprende difesa. Abbiamo perso il collegamento con la telecamera, quindi abbiamo un problemino tecnico. Non riusciamo ad aggiornare il punteggio, quindi cercheremo di dirvelo più frequentemente. Poi approfitteremo o di un timeout o di eventualmente nell'intervallo interruzione per utile. Resettare. Esatto. Il tutto e riproporvi. Però il tempo vedo che sta andando. Perché il tempo... quello è partito. Bravo Dorio intanto a realizzare da pivot. Bello l'assist di Moretti, se non ho visto male. Mi sembra poi di sì. Mattia, bravo a guadagnarsi lo spazio, a girarsi sulla mattonella e realizzare. Prima rete anche per lui, sono già 6 marcatori diversi andati a segno per il Cassano e siamo sull'11-4. 17 minuti e 35 trascorsi. Fondi che sta trovando qualche soluzione offensiva ma più per iniziative personali, quindi tiri di giocatori che riescono a prendere il tempo a sorprendere i nostri difensori che non per azioni corali. Va bene, adesso il... tanto nell'azione precedente su Dorio è stato ammonito anche Arena ed ora sfondamento subito da Mazza, in attacco. E ferma tanto gioco il commissario degli arbitri, bravo. Fa richiamare la panchina del Fondi, rea di esagerare nelle proteste, quindi c'è un cartellino giallo, dicevamo una sera precedente un cartellino giallo per numero 11 Arena ed ora cartellino giallo anche per la panchina direttamente nella persona di dell'allenatore Giacinto De Santis. Ovviamente come dicevamo prima abbiamo perso connessione con la telecamera, quindi non riusciamo neanche a fermare il tempo, ma alla prima interruzione utile risolveremo. Ok, nel frattempo vediamo l'ingresso in campo anche per Ardi Annibale, quindi inizia il turnover
Il gioco deve riprendere da dove è stato fischiato lo sfondamento, quindi sarà Ilic a fare la rimessa in gioco. Sì, infatti, come prima che si interrompesse tutto, dicevo che sulla panchina del Cassano era più la gente che si scaldava che quella seduta. Infatti, come vediamo, sono entrati i Balli, Possamai, Scisci. Cambio delle linee, quindi cambiati la batteria dei terzini e il pivot, quindi confermate solo le due ali. Quindi rispetto a prima in campo Banca e Saita, mentre Possamai, Balli e Fantinato la linea dei terzini e pivot Ivan Scisci. Possamai, i Balli, uno contro uno, scarica Fantinato, poi cerca Saita ma nulla di fatto, però palla che rimane a Cassano. I Balli ancora, Possamai, uno contro uno. Non c'è lo spazio. Abbiamo visto questa cosa provata da Colez in allenamento in questo periodo pre-natalizio e post-natalizio. Possamai, sì sì, vai tranquillo perché realizza questi gesti, bombone da 10 metri. Dicevamo, abbiamo visto Colez sperimentare in allenamento questo cambio di linee di stile hockeyistico, una cosa sì, che si usa nell'hockey, cambiare completamente la batteria dei terzini. Oggi si è allargato perché in aggiunta ha cambiato anche il pivot, quindi vuole uomini freschi in campo e lo fa non con una turnazione singola ma approfittando di un time out, come in questo caso si era fermato il tempo per mettere una panchina per cambiare completamente di botto tre o quattro giocatori. Intanto altra palla persa in attacco dal fondi, iniziano a essere tanti gli errori non causati dagli avversari commessi dal fondi, quindi sicuramente va da ragionare su questo De Santis con i tuoi ragazzi nell'intervallo, che iniziamo a contarne parecchi di errori con palle, possesso palla perduto, sì, senza intervento dei nostri ragazzi a disturbare gli avversari. Tanto punteggio è 12-4, non guardate la sovraimpressione, ripetiamo, abbiamo avuto un piccolissimo problema. Sì, anche il tempo 4, a questo quindi punto è leggermente avanti perché ovviamente c'è stato quell'interruzione, esatto, di gioco che noi non siamo riusciti a fermare. Intanto passivo per Cassano, prova Fantinato, non l'hai fatto, i Balli da fuori. Balli da fuori in doppio che appoggio. Bomba. Va a punire la difesa distratta del Fondi. Però Fondi subito dall'altra parte, bello passaggio al pivot. Numero 24 Ponticella, poi doppia parata di Ilic sul rimbalzo. Di Ilic che sta cominciando a marcare X sul nostro personalissimo tabellino. Ancora Banca, questa volta si oppone Vuljovac, portiere laziale, anche per lui buoni interventi, sta tentando di tenere in carreggiata la sua squadra, ma per ora il punteggio dice Cassano più 9, 13-4 quando siamo al 21esimo del primo tempo. Sì, adesso Fondi che deve cercare di ricucire questo gap di 9 reti. Passaggio palla che va persa, in tribuna, però palla che c'è non un è riuscito a controllare da Marquez, però credo sia stato fischiato. Mi sembrava un fischio di un fallo. Se allora, essere sincero, sicuramente il fallo laterale è il fallo del Cassano, però credo che ci fosse un fischio antecedente, quindi sì, infatti, si prenderà con 9 metri. Infatti. No, anche se il gioco mi viene comunque fatto riprendere con una rimessa laterale, quindi vabbè. Diciamo che sicuramente l'ultimo giocatore a toccare la palla era stato Marquez, ma sicuramente c'era un fallo, prima, sul centrale, sì, precedente. Sì. Quindi comunque diciamo nel complesso è giusto dare palla al Fondi. Intanto prima parata di Ilic, poi sulla respinta il più lesto ad avventarsi è il col numero 7 Alessio Miceli. Quindi recupera palla sulla sua ala, si alza e va a realizzare. 13-5 il punteggio, 21 minuti e mezzo passati. Palla in mano a Cassano. Intanto in virtù anche del turnover fatto da Mistocotti segnalo che già 8 giocatori del Cassano sono andati a referto con almeno una rete realizzata contro i 4 del Fondi. Parte l'azione di Cassano, i Balli scarica per Saita, poi prova a chiudere. Ha chiuso sul primo palo perché ha troppo, visto Guliavac anticipare sul secondo, ma ha chiuso troppo col posto, la palla che si perde sul fondo. Riparte Vulic, Arena, ancora Vulic. Scarico per Pennacchio e cerca il secondo palo, ma la palla si perde oltre il fondo. Era rimasto immobile sul primo Ivan, scegliendo di battezzare quel palo. A quel punto Pennacchio ha dovuto allargare la traiettoria, ma non ha trovato i pali della porta. Con la palla che si perde sul fondo, Cassano nel frattempo è tornato in attacco. Non c'è stato sviluppo della seconda fase, quindi difesa e attacco schierati con i Balli che chiama schema.
Fantinato. Cambio di posto con Possamai, esce anche il pivot a partecipare al gioco. Fantinato, ci deve essere un cambio di velocità, vai Bali uno contro uno, scarica ancora per Banca, ma chiude bene la difesa, ricominciare, Possamai uno contro uno, ancora per Filippo, questa volta salta e va a trovare questa volta, anche in questo caso Vuljavac, battezzato il secondo lasciando il primo, ma non sbaglia Filippo Banca. Molto bene Cassano in questi primi 23 minuti. Fondi invece che non riesce a trovare il ritmo in attacco. Molto bene anche il gioco delle ali con Filippo Banca che con tre reti insegue Saita a 4, anche se per quanto riguarda Banca sono tre gol dall'ala, per Gabriele c'è anche qualche però, contropiede. Però insomma bella questa sfida nella sfida. E intanto a proposito di ali, col risponde numero 7 Miceli. Doppietta consecutiva per Alessio Miceli, appena entrato in campo. Sta tentando di trascinare i compagni a una rimonta che si presenta difficile, però c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare, quindi bene fa il Fondi, quantomeno a cercare di arginare il dilagare del Cassano che ha preso nettamente il pallino in mano, però insomma cerca di quantomeno andare in intervallo con gli stessi 7-8 reti di svantaggio che aveva già da qualche minuto per cercare poi la rimonta nel secondo tempo. Dopo aver riorganizzato le idee, palla in mano a Cassano, i balli, Possamai cerca il pivot, passaggio però fuori misura, buona difesa del Fondi, ora cerca di sviluppare seconda fase ancora con Miceli e va a cercare un bel pallonetto, quindi buono l'ingresso in campo di Miceli per il Fondi. Poi ha ammonito Branca, non ci verrebbe non quasi visto... da chiedere perché era venuto in panchina fino adesso. Ovviamente ci permettiamo di fare questa battuta, ci sarà sicuramente il motivo. Vabbè, assolutamente. Diciamo che nella pallamano moderna poi ovviamente si gioca, non si gioca più in 7, ma è necessario giocare se possibile in 15, in 15-16, sfruttando appieno la possibilità di ruotare i giocatori. Tanto andiamo a segnare anche sul nostro tabellone l'ammonizione a Filippo Branca, numero 29 del Cassano, per proteste immagino. Non lo so. Non lo so, sinceramente non l'ho capito. Sicuramente però non era nei pressi di Miceli, no, quindi non era un fallo commesso, quindi presupponiamo protesta. Intanto una bella parata di Vuljavac sul tiro di Fantinato. È buon momento del Fondi che sta cercando di ridurre il gap. Vulic, Marquez poi si deve fermare. Poi, calma, ferma tutto Vulic. Dice andiamo con calma. Stiamo andando bene, non sprechiamo. Ultime due o tre azioni con il Cassano non bilantissimo e il Fondi ne sta approfittando per ridurre un po' le distanze. Sette le reti di svantaggio con possesso palla, quindi potete andare a meno 6. E Marquez si inventa. Prima rete per Fernando Marquez. Coniglio dal cilindro, dai 9 metri. Cassano però subito dall'altra, Possamai. Possamai la ridà indietro subito. Attacco imperioso. 15-10 punteggio. Seconda rete per il Cobra, ma se ne hanno passa mai. Ancora intanto si ferma tutto. C'è ancora qualcosa che non è chiaro, quindi vediamo gli arbitri che si allineano con i cronometrici, quindi c'era qualcosa che non era non riuscito parlava a gestire, quindi inquadriamo il tabellone, però viene confermato punteggio 15-8 e 26, quindi praticamente 4 minuti esatti al termine in questo momento. Ricordiamo la sovraimpressione anche per quanto riguarda il tempo non è corretta, quindi non guardate il punteggio e tempo e sovraimpressione. Da quando sei impiantato non hanno ancora chiamato un timeout, si è ancora fermato niente, va bene. Quindi ovviamente per metterci in pari, per ristabilire connessione tra camera dobbiamo resettare un attimo, ma sfortuna del Fondi del perché Fondi. Pivot completamente libero, si è girato Cascone ma sfondo la traversa, il tiro schiacciato, rimpala sulla traversa, allora palla persa in attacco da Cassano ed è già la quarta consecutiva. Bravo quindi, Di Benedetto a opporsi alla traiettoria di corsa, a vedere Possamai che era girato, a piantarsi sui suoi piedi e farsi sbattere contro Possamai, guadagnando così un pallone molto pesante in questo momento per il Fondi. Uno di Benedetto, uno, prova di Benedetto, lui, nulla di fatto. Arriva il tiro, però non viene fermato falosamente, 9 metri. Tanto è entrato in campo anche Alberto Lazzari per il Cassano, probabilmente nella posizione di ala sinistra. E anche Marco Lamendola. Lamendola per ora, prima adesso, poi andrà sicuramente a giocare probabilmente come pivot, oppure magari anche come ala adesso, perché vediamo ancora Shishi in campo, vediamo chi dei due
occuperà la posizione di pivot. Tanto sanzione per Shishi, due minuti. Abbiamo risolto il problema di giocare a Shishi in attacco perché deve accomodarsi in panchina per due minuti. Esatto, quindi sanzione due minuti e tiro dai 7 metri. Sì. Di Benedetto, sugli aria dei 7 metri. Ho posto Ivanovic. Andiamo un po', fischio arbitrale, una finta. E poi tiro schiacciato che si insacca per la seconda realizzazione personale di Piero Di Benedetto. Sono 6 le reti alla fine, mini break del Fondi che riduce da massimo vantaggio Cassano più 9, ora siamo a più 6, quindi extra nel complesso play. Negli ultimi 6-7 minuti 3 reti rosicchiate dal Fondi sul massimo vantaggio Cassano. Tanto Colez opta per l'extra player togliendo Ilic e inserendo Bortoli. Di Bortoli a destra e Capitano Lamendola ruolo di pivot, però porta sguarnita. Ora vediamo, sarà Lazzari ad accomodarsi, esatto, in panchina per permettere a Ilic di entrare. Nel frattempo risolve la situazione. Sì, eravamo sotto passivo con un cambio ala portiere, quindi situazione che stava diventando complicata, ma la sboglia con abilità e mi verrebbe da dire con esperienza, se non avesse 19 anni Massimiliano possa mai. Cioè l'esperienza ce l'ha, però suona un po' male visto che ha 19 anni. Però tanto attacca al Fondi, Vulic, Arena in velocità, bella azione del Fondi. Il Fondi sta cominciando a trovare soluzioni di gioco come gioco corale e quindi di fatto la percentuale di realizzazione è migliorata, ma proprio questo, non sono più iniziative personali, ma finalmente per loro il gioco in attacco sta comincia diventando fluido, girare, e quindi comincia, mette in difficoltà, sì, la nostra difesa. Tanto questo Cassano è un campanello d'allarme per Colez, che infatti decide di non aspettare l'intervallo, ma ci vuole parlare su subito per chiudere al meglio questo minuto e mezzo che manca all'intervallo. Ancora 30 secondi di inferiorità numerica per il Cassano e un minuto e mezzo al termine, quindi vediamo che indicazioni darà Colez sia per giocare questa inferiorità numerica e poi soprattutto per gestire l'ultimo minuto del primo tempo quando rientrerà Ilic o ovviamente un altro giocatore, però insomma potremo nuovamente schierarne un totale di 7 in campo. Nel frattempo dovremmo essere riusciti a resettare la sovraimpressione, quindi ora il tempo di riportare il punteggio, che ricordiamo è 16-10 e dovrebbero mancare secondo più secondo meno un minuto e mezzo all'intervallo. 28-48, quindi un minuto e 12 secondi, riprende il gioco in questo momento con i balli, Fantinato cercava l'ala ma è coperto, quindi devono girare pari terzini. Fantinato, i balli e Possamai. Prende velocità, aiuta anche Lamendola, quindi il pivot che partecipa al gioco. Possamai, Fantinato che nel frattempo dà parte opposta al campo. Palla per Lazzari e va a realizzare il giovanissimo Alberto Lazzari. I più lo conoscono come Cippo qua a Cassano, però io l'ho conosciuto come Cippo, per me Alberto si chiamava Cippo. Anzi, io credo che se tu lo chiami Alberto non si giri neanche, non credo, a questo punto. Non credo proprio. Che Alberto credo che lo chiami solo la madre, anche se qua a palazzetto a volte lo senti qualche dubbio. Non so se in casa, ma sicuramente a palazzetto non lo chiama Alberto. No. Tanto nel frattempo è rientrato anche Ivan Shishi. 20 secondi al termine. Cassano che è tornato a più 7. Arena, Vulic. Ancora Vulic, tiro in sottomano, copre bene Ivan, riesce a toccare, mandare sul palo, possibilità del contropiede, poi ha cercato tiro diretto, però non sorprende Vuliava, che ultima azione per il Fondi, è lo stesso Ivan. Finisce. Che va a neutralizzare facendosi perdonare l'errore precedente, perché invece di cercare il passaggio a un compagno ha cercato un gol porta a porta, ma non è riuscito a sorprendere l'estremo difensore avversario. E quindi Cassano che riesce ad arginare un po' la rimonta finale del Fondi, quindi primi 20 minuti sicuramente con tutto vantaggio del Cassano, ma il Fondi
dagli ultimi 10 ha rimesso in sesto l'andamento del match. Chiaramente sono ancora tante reti da recuperare, sono ben 7, 17-10 partite del primo tempo, però insomma il Fondi ha dimostrato in questi ultimi 10 minuti di poter provarci. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi lasciamo gli allenatori alle loro indicazioni in intervallo, anche noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco. Ciao! Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta.
leader nella fornitura di tecnologie post raccolta. Da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Bene, eccoci qua, siamo tornati live from Palatac in Castel Magnago. Ricordiamo, Serie A Beretta maschile, recupero della nona giornata, Castel Magnago contro HC Fondi. Primo tempo con un dominio abbastanza netto per il Cassano nei primi 20-22 minuti, massimo vantaggio meno 9, cioè più 9 a favore della squadra di calcio, poi... leggera inversione di tendenza, il Fondi che ha trovato fluidità nel gioco d'attacco, sì. Questo gli ha permesso di accorciare leggermente di distanza, è arrivato anche a meno 6 e il primo tempo si è concluso con un 17-10, quindi più 7 per Cassano. Riprende il secondo tempo, Fondi alla vostra sinistra, maglietta nero-grigia che attacca per cercare nuovamente il meno 6, sempre con Arena, Vulic e Di Benedetto, batteria dei terzini. Cassano invece che è ripartito con lo starting 7 del primo tempo, quindi dentro Moretti, Mazza e Bortoli con Saitta, tanto va a realizzare per il Fondi con numero 24 Daniele Ponticella. Dicevamo, Cassano che ripropone i 7 giocatori che hanno iniziato il match con Moretti, Mazza e Bortoli, batteria dei terzini, Dorio pivot, Saitta e Branca sulle ali e Ilic confermato tra i pali. Attacca Cassano, Mazza, Moretti. Da fuori, cerca il primo palo ma copre bene Buljavac, non si distrae. Era pronto ad allungarsi sul secondo ma quando si è reso conto che Moretti aveva cambiato palo è rimasto Vulici lì sul posto ed ora tiro da fuori Vulic, ma c'è stata una deviazione di Dorio, così segnano gli arbitri, così sì, conferma sì, sì, lo stesso Mattia, quindi rimane in attacco il Fondi. Riprende il giro del Fondi, Arena, Vulic. Dicevamo con il Fondi che nel finale del primo tempo aveva trovato maggiore fluidità e va a confermare Di Benedetto. Proprio così. Terza rete per lui. Cassano subito dall'altra parte, ma errore al passaggio di Moretti che non vede il difensore rientrare dal cambio d'attacco di difesa, quindi palla persa per Cassano e Fondi con la palla del meno 4 in mano. Eh sì, Fondi che si conferma ostico, pensavamo che la pratica potesse essere chiusa
al ventesimo del primo tempo, ma così non è. La bellezza della pallamano è anche questa, perché gara che sembrava chiusa sul più 9 massimo vantaggio del Cassano, ma ora ci troviamo con il Fonde che attacca per il possibile meno 4. Tutto da rifare, se non tutto completamente, però insomma match che sicuramente richiede ancora concentrazione massima fino in fondo. Ora parata di Ilic, seconda fase per Cassano con Branca, ma ancora sta salendo Vogliovac. In tono Vogliovac che neutralizza un bel tiro. Riparte seconda fase del Fondi con Vulic, Di Benedetto, Vulic ferma cercava tutto. Arena, poi c'è un giocatore che è rimasto a terra, quindi decide di rallentare per permettere al compagno di rialzarsi e si riparte con difesa organizzata, confermata a 6-0 per il momento per il Cassano e anche per il Fondi dalla parte opposta. Non è contento Corez di quanto visto in questi primi 3 minuti della ripresa. Vediamo, continuare a dare indicazioni. Buono il giro di palla e alla fine superiorità numerica, e ci deve pensare un sontuoso Ivan Ilic, altra crociona, perché questo è una bella parata importante, ma soprattutto è il momento in cui viene fatta, perché proprio anche con un bel gesto atletico a sovrastare il tiratore avversario, proprio per dare un segnale più che agli avversari, credo ai propri compagni, perché ha visto i compagni leggermente in difficoltà. Continua il trend dal finale del primo tempo con il Fondi che sembra un po' più in palla, quindi bisognava dare una sferzata anche ai propri compagni. L'ha fatto Ivan Ilic, quindi doppio effetto, parata e sveglia per i propri giocatori, e quindi capovolgimento di fronte con Moretti che va a guadagnarsi un tiro da 7 metri, causando anche i 2 minuti per Luigi Arena. Non è convinto della chiamata arbitrale, però sembrano irremovibili. È stato il disturbo chiaro su Moretti, e sarà lo stesso Alessio a presentarsi sulla linea dei 7 metri. In fronte a lui Maxim Vuliavac, estremo difensore numero 31 del Fondi. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Eccolo qua, Vuliavac, finta 1. Finta. Pallonetto e non ci arriva Vuliavac, realizza Alessio. 18ª rete per il Cassano. E anche questo è un segnale, perché tirare un pallonetto in questa fase del match in cui non sta giocando a meglio vuol dire dire ai compagni: ragazzi, ci dai, forza. Non molliamo, non arretriamo di un millimetro. Quindi anche questi sono piccoli gesti, piccoli segnali, ma che sono utili al morale dei compagni. Sarebbe stato semplice questa fase cercare la cosa più facile, invece voler dimostrare, dice, c'ho ancora concentrazione per fare una cosa complicata, proprio per dire io ci sono. Andiamo adesso, attacca al Fondi però Di Benedetto, Vulic. Prova Mazza, difesa di Mazza. Molto aggressiva. Chiaramente il Fondi sta giocando con l'ex Rapeglia, quindi 6 giocatori in movimento, ma porta sguarnita. Riparte il Fondi. Di Benedetto a organizzare in posizione centrale. Continua il giro di palla. Marquez, Di Benedetto. Passivo. Esce pivot. Attenzione al taglio dell'ala. Vulic prova da fuori, stoppato da Dorio. Rimane in attacco il Fondi, ma siamo sempre sotto passivo. Non ho contatto nulla di passaggio, ma non credo che ne avanzi ancora molti il Fondi. Chiaramente il tocco di Dorio non annulla il passivo, ma ovviamente restituisce il possesso palla alla squadra razziale. Vulic finta sotto, va sopra, mamma che botta. Che gol che ha fatto Vulic. Grand gol di Ivan Vulic, grande trasformazione. Piccolo errore della nostra difesa, perché era chiaro che dovesse tirare Vulic, non aveva più alternative, quindi ci si poteva contrastare in maniera un po' più convinta, ma così non è stato, e comunque onore a Vulic perché ha realizzato un gran tiro. Ed ora ancora un'altra palla persa, non si capiscono Bortoli e Saitta, palla che si perde in fallo laterale. Attenzione, brutto momento del Cassano, che in questa superiorità numerica deve registrare addirittura un passivo di 1-0. Anzi, vabbè, uno pare, perché il rigore è stato trasformato, però diciamo sicuramente non giocate al meglio questi 2 minuti di superiorità numerica. E Fondi che attacca nuovamente per il meno 4. Vulic, e adesso ci crede il Fondi, perché chiaramente se il primo tempo hanno subito il colpo, hanno rialzato la testa, e invasione del pivot viene segnata, quindi comunque Ilic aveva neutralizzato il tiro di Arena.
però ripresa del gioco per invasione dell'area di porta da parte del pivot avversario. Ora Cassano che ha tentato una seconda fase con scarico di Moretti su Branca, ma Branca non aveva angolo sufficiente, preferisce, visto anche il momento non felicissimo del nostro attacco, fermarsi su e ragionare ridando palla a Mazza. Sappiamo Luca che l'inizio del secondo tempo per Cassano è sempre difficile, abbiamo questo buco nero ogni partita e diciamo che anche questa partita si sta rivelando tale. Poi trascinandosi le tossine del primo tempo che non è stato brillante, quindi i nostri ragazzi sono in campo un po' con il freno a mano tirato, speriamo che riescano a sbloccarsi. Moretti a palla per l'ala, modo la tiene, è stato già bravissimo Branca a tenere la palla in campo, non era mezzo miracolo facile, anzi tutt'altro. Poi è riuscito a danzare sulla linea senza pestarla. Moretti, ed ora Moretti toglie le castagne dal fuoco, come si suol dire. Ha capito che il momento è complicato, quindi terza rete per lui, ma la prima di gioco, perché le altre due sono state dai 7 metri, quindi è gol importante di Moretti, non tanto per la fattura tecnica, ma anche per il momento in cui avviene. Diciamo, come dicevamo prima, sono quei piccoli segnali che danno coraggio e fiducia ai compagni, e di questo momento ce n'è un gran bisogno. Adesso il Fondi. Cassano sta attraversando un momento difficile del match e un momento difficile della stagione, perché questi recuperi di gennaio non sono stati giocati in maniera brillantissima, e quindi è importante. E altro piccolo segnale lo dà Ivan Ilic, passando la palla a QB quanto basta e soprattutto esultando, anche questo per dare coraggio ai propri compagni d'arme. Vulic che si è ritrovato da solo sui 6 metri, vero contromano, però dato che era nella parte destra del campo, lui essendo destro di mano era fuori mano, però Ilic ha spazzato questo tiro, quindi mantenendo il punteggio. Altra croce per Ivan, siamo a 4 parate importanti da parte di Ivan, più altre diciamo più semplici, ma sono state 4 le parate meritevoli di nota sicuramente. Intanto si è sbloccato Moretti, quindi quarta rete per lui e sfondamento ora guadagnato proprio da Alessio. È un momento positivo Alessio, che sta mettendo tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Bello l'assist di Mazza per Dorio, e bravo Dorio a girarsi sulla mattonella e costringere Ponticella al fallo grave. 2 minuti sanzionato dagli arbitri. Ha qualcosa da dire lo stesso Ponticella agli arbitri, ma rimango della loro idea, quindi si deve accomodare in panchina per 120 secondi Daniele Ponticella, e si ripropone sul linea del set ancora Alessio. Vuljavac tenta di ipnotizzarlo. Arena pronto a prendere un'eventuale respinta. Fisco arbitrale che si fa attendere. Eccolo. Un po' nervoso Alessio. Arriva. Questa lunga attesa. Una finta. Vuljavac para. Cerca l'angolino impossibile e la palla si stampa sul palo. Diciamo questa lunga attesa prende il fisco che ha un po' nervosito Alessio. Ha cercato l'estrema precisione. Troppo preciso, perché la palla va dritta dritta sul palo. Fondi che gioca ancora con Alex Lopeia, quindi rinuncia al portiere per riportare in parità i giocatori di attacco, 6 contro i 6 difensori del Cassano. E time out. Nel frattempo si gioca subito la carta time out Giacinto De Santis. Buon inizio di secondo tempo della sua squadra, però ora il Cassano sta rialzando la testa, quindi vuole cambiare un'altra volta le carte in tavola il coach della squadra Fondana. Sì, diciamo che Fondi ha forse perso un pochino ancora la linea in attacco, un po' come nel primo tempo, all'inizio del primo tempo, quindi il coach del Fondi sicuramente cercherà di ridare un ritmo al gioco della sua squadra per provare a recuperare queste 7 reti che le dividono dal Cassano. Sì, Fondi ha giocato sicuramente meglio questo avvio di ripresa rispetto all'avvio del match, però ora il Cassano sta trovando a sua volta le giuste contromisure, quindi fa bene De Santi. C'è ancora 2 time out, quindi sfrutta subito il primo per provare a invertire nuovamente la tendenza. Finisce time out intanto 20-13 squadre. Punteggio 9:37 del secondo tempo, quindi 20 minuti e 20 secondi, 23 secondi al termine, anche se ovviamente la partita è ancora lunga. Tanto riprende il gioco sempre in fretta numerica per il Fondi, a cui sopperisce rinunciando quantomeno per la parte offensiva all'estremo difensore.
poi ovviamente ci sarà un qualcuno che andrà a dargli il cambio per permettergli di non giocare in difesa, esatto, a porta vuota. Esce pivot Vulic di Benedetto. Vulic ancora palleggio, uno contro uno, incrocia, cerca il varco, poi ma... finta di incrocio, poi invece ha tentato infilarsi, ma era pronto e attento Federico Mazza. Riprende il gioco per il Fondi, Arena, Di Benedetto, ancora fuori il pivot, stesso schema di prima, arriva Vulic in centro, Di Benedetto questa volta attacca lui, poi scarica per l'ala, ma Ilic ancora. Ancora Ilic, sontuoso, poi carambola, clamoroso, perché Ilic ha parato e la palla è andata addosso allo stesso Miceli che aveva tentato il tiro, rimbalzata sul faccione di Ivan, anche in questo caso ovviamente Miceli incolpevole. Ma siamo già a due. Però ci teniamo a sottolineare, nonostante avesse nessunissima colpa, ha fatto un cenno di scusa di Ivan, quindi... Ricordiamo, questo è uno sport di contatto dove ci si rischia di far male, quindi i gesti di fair play è sempre giusto sottolinearli. Tanto ancora una palla persa in avanti per i nostri, continuano a avere problemini, stiamo migliorando però ancora qualche errore di troppo, quindi c'è ancora da sistemare, da limare, da fare il mezzo giro di vite definitivo per dire... Ok, così è calibrato giusto. Punteggio che si è un po' ghiacciato, un po' stabilizzato, sì, sul 20-13 più 7 per il Cassano. È un po' di minuti che non si segna. Abbiamo rintuzzato la rimonta perché il Fondi è arrivato a meno 5 con la palla a meno 4 in mano. Abbiamo ristabilito con un paio di gol in più di vantaggio, anche se 7 non sono ancora un margine di sicurezza definitivo. Adesso ancora Fondi che attacca, forse c'era lo spazio per l'ala, però preferisce risalire Vulic, poi trova Varco tra primo e secondo. Un pizzico di fortuna perché sacca. Aveva intuito la linea di passaggio Borto, è andato in anticipo, ma ha perso la palla. Intanto scusa, ma Alessio subito risolve dall'altra parte con un tiro dai 9 metri, forse si è sbloccato Alessio. Eh beh sì, questo ci fa piacere. Dai. Proprio la fiducia del mister, che l'abbiamo visto provare tanto in allenamento, in un paio di test match amichevoli, crederci molto, dargli fiducia, sì, mandarli in campo fin dai primi minuti, quando sei nello starting serve, perché comunque senti che hai la fiducia del tuo allenatore, esatto. Quindi questo è importante. Viene da un periodo non semplice Alessio, tra novembre e dicembre, quindi ci fa piacere poterlo avere nuovamente tra le nostre bocche da fuoco principali. Ed ora bella intesa difensiva tra Branca e Mazza che costringono Arena al fallo di sfondamento. Palla riconquistata. Cassano che riparte con tutta calma. 21-14 il punteggio e Cassano che attacca per allungare a più 8. Dicevamo dell'importanza anche per la classifica di questa vittoria. Il Cassano è attualmente prova a sorprendere tutti Federico Mazza da fuori, però non trova la porta, peccato. Buona l'idea, un po' meno l'esecuzione tecnica. Dicevamo Cassano che attualmente è al settimo posto in classifica al netto di recupero delle altre squadre. Ancora Ilic su Miceli e questi due punti blinderebbero quantomeno la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, fissando, credo addirittura issandoci al sesto posto, perché attualmente abbiamo 13 punti. Il Fasano ha vinto ieri un recupero contro Pessano, partita importante, ci ha scavalcato a 14, ma vincendo noi oggi si ritorna momentaneamente a 15. Poi non so se il Fasano ha altri recuperi. No, il Fasano ha 14 partite giocate, quindi esauriti i recuperi, allora. Quindi sarebbe uno scavalcare il Fasano in maniera definitiva e quindi quantomeno il sesto posto ci garantirebbe l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, ricordiamolo. Tanto Fondi che riparte in attacco e il insacca col numero 3 Cascone dall'ala destra dopo una palla persa in avanti dei nostri, un'altra palla persa, palloni consecutivi nell'arco di 30 secondi persi in avanti. Fondi che è tornato a meno 6 e attacca per il meno 5, non riusciamo a chiudere, stiamo gestendo in maniera non voluta, perché sì, l'idea sarebbe di incrementarlo, però per ora riusciamo solo a mantenerlo invariato con il Fondi che ogni tanto con qualche fiammata si avvicina in maniera pericolosa, mi permetto di dire, quindi non scherziamo col fuoco ragazzi, non bisogna assolutamente deconcentrarsi, la partita è ancora lunga, siamo quasi a metà del secondo tempo, 16 minuti e va a conquistarsi un bel tiro da 7 metri e c'è anche 2 minuti per Gabriele Saitta, anche lui non è d'accordo ma alla fine deve accettare la decisione arbitrale. Quindi tiro dai 7 metri, vediamo chi sarà giocatore del Fondi incaricato. Di Benedetto
Con numero 6 Piero Di Benedetto. Benedetto contro Ilic per accorciare il risultato a meno 5. Fischio dell'arbitro e in sacca. Realizzare quarta rete per Piero Di Benedetto, che diventa attualmente il miglior marcatore dei suoi. Dall'altra parte risponde il Cassano con Moretti a 5. 21-16 punteggio Cassano, che ora deve soffrire. Vediamo se anche Colez opta. Sì, l'abbiamo visto in questo momento. Esce Ivan, quindi extra play anche per la panchina Amaranto. Sì, al suo nel frattempo passo, c'è stato un cambio, quindi i balli dentro. Con Fondi che cambia difesa, Bortoli spostato all'ala. Moretti. Moretti alla manina calda oggi. Alla manina calda Alessio Moretti. Sesta rete per lui. E come dicevamo prima, un altro gol in un momento difficile del match, perché in inferiorità numerica non era semplice, non dico fare il tiro da posizione, non era semplice pensare di arrivare al tiro. Quindi sì, complimenti ad Alessio. Mi sento di dire che Alessio in questo momento si è portato la squadra sulle spalle e la sta portando avanti lui in attacco. Ha capito che serve la sua esperienza al servizio della squadra e la sta mettendo in campo, cosa che fa anche tra i pali Ivan. Una palla, non abbiamo capito se era fallo laterale, no, l'arbitro fa segno che è rimessa dal fondo. È area, area. Sì, sì. Tempo lascia ancora spazio ai balli, quindi ancora extra player nell'attesa che possa recuperare il terreno di gioco Gabriele Saito, o quantomeno un settimo giocatore per il Cassano. Nel frattempo i balli in centro e Bortoli spostato sul ruolo originale di ala. Vediamo per la prima volta a giocare ala quest'oggi. Mazza i balli, mazza ancora. Uno contro uno. Non c'è spazio a questo lato, povero primo gioco da parte opposta, ma buona difesa del fondo che va a firmare l'accenno di aumento di velocità. Quindi tutto da rifare. Mazza, Moretti, balli, chiama pivot, ecco, però siamo passivo. Sotto passivo. Ancora Mazza e Moretti che scambiano la palla. Prova Mazza a sorprendere tutti e ci appoggio. Riesce Federico Mazza, dice ma non è solo Moretti capace di fare il tiro nel più appoggio, sono capace anch'io. E in sacca. Per Federico è la seconda rete, 23-16 punteggio. Cassano che in questo secondo tempo non sta giocando in maniera brillante come i primi 20 minuti, no, però riusciamo a mantenerci a galla. Ogni tanto il Fondi prova qualche fiammata, ma per ora siamo riusciti a controllare. Speriamo che questo avvenga fino al termine del match. Ragazzi che lamentano un'invasione di area, ma non sono d'accordo gli arbitri. Però prova a rubare palla a banca, c'era riuscito, quindi la sua scelta di tempo era giusta, però nel frattempo i compagni hanno commesso fallo. Intanto c'è il commissario di gara Dario Fabian che richiama la coppia arbitrale, quindi per proteste viene ammonita la panchina del Cassano per proteste. Quindi anche dalla panchina si era elevato qualche grida di troppo prima sulla possibile invasione di area dell'ala del Fondi. E questo non è sfuggito al commissario FIGH al tavolo del commettrice, quindi giustamente la prima occasione hanno fermato il gioco per far ammonire la panchina cassanese, che ora dovrà cercare di calmare gli animi. Tanto in una fase non ancora lineare, quindi forse è meglio concentrarsi più sul sistemare le cose che non funzionano, che non potete sapere. Intanto altra bella parata ancora di Ivan, dice nel dubbio. Seconda fase, Moretti per Mazza, ma chiude bene la difesa del Fondi, anche se in maniera fallosa. Fallo. Io andrei a segnare un'altra bella crocetta direi di sì. È un'altra di quelle parate che non sono strabilianti, spettacolari, però sono lì nel momento giusto a dare manforte e coraggio alla squadra. Palla in mano a Cassano. È una parata psicologica, sì, mi permette di definirla. Giusto, mi sei piaciuto con questo termine, mi sei piaciuto. Tanto palla a Cassano, Mazza. Va in uno contro uno, ma colpo, viene fermato in maniera fallosa al volto. Chiaramente sono tutti contatti non voluti. Chiaramente non c'è volontarietà nel colpire il giocatore al volto. No, questo lo ribadiamo, perché il nostro è uno sport di contatto dove se uno lo fa volutamente si vede. Non dura molto. Perché nel giro di due partite credo che debba smettere di giocare, quindi chiaramente sono tutti scontri fortuiti, ma ci sta anche nell'uno contro uno, nell'andare a cercare il bacio col pallone, scontri ravvicinati, uno involontariamente vada a colpire il volto dell'avversario. 2 minuti per Marquez, intanto riprende il gioco. È tentato passaggio per Bortoli da centrale direttamente, però palla che viene sporcata, deviata, però rimessa in gioco per il Cassano.
Moretti. Alessio, uno contro uno. I balli. Mazza scarica Bortoli, per Bortoli, buona l'idea, ma deve fermarsi a superare il pallone. Ancora i balli, tiro in doppio appoggio. Vuljavac, bella parata, parte in contropiede. Ancora Ilic. È andato al tiro Dario Zanghirati, però si è fatto ipnotizzare da Ilic, che è quasi rimasto fermo. Sì, esatto. Ha solo mosso le mani. Probabilmente Zanghirati era convinto che Ilic accennasse a muoversi in anticipo, quindi ha lasciato quasi andare la palla, che è andata tranquillamente a sbattere da sola sul braccio di Ivan, senza che Ivan accennasse a nessun tipo di movimento. Tanto Bortoli risale, Moretti, mazza scarica, passaggio non precisissimo. Ancora, esatto, ancora due o tre scariche consecutivi all'ala destra non precise, che hanno, pur con la situazione di vantaggio, hanno costretto la nostra ala a risalire, quindi a perdere tutto il vantaggio acquisito. Moretti cerca il pivot, poi Dorio non aggancia il pallone, ma c'è due minuti per trattenuta. Arena ha preso la spalla di Dorio nel momento in cui stava ricevendo la palla e gli ha fatto fare una rotazione su se stesso, quindi impedendogli di aggiungere il pallone. E a quel punto c'era il vantaggio netto acquisito, e due minuti anche per Arena, seconda espulsione per lui e soprattutto doppia inferiorità numerica per il fondo in questa fase. Deve approfittare il Cassano, ora mai più. Alessio Moretti, sì, ha commesso nettamente il sfondamento, che è andato l'intenzione di dire agganciare l'attenzione del primo difensore, esatto, per scaricare all'ala, ma ha decisamente sbagliato la lunghezza del passo, perché è arrivato troppo sotto il difensore, che restando fermo ha causato giustamente lo sfondamento. Adesso Fondi che toglie il portiere pur di portare almeno un uomo, esatto, in più in attacco, per giocare in 5 in attacco senza portiere, per ristabilire l'inferiorità semplice. Esatto. Allora, rientrato nel frattempo Marquez, quindi giocando senza portiere su parità numerica stabilita a fase offensiva, poi chiaramente in difesa vanno l'uomo in meno. Tanto gira palla a Fondi, Marquez uno contro uno su Dorio, prova a girarsi, ma comunque, 9 metri. Bravo a Fondi, perché in doppia fetta numerica hanno costretto il Cassano all'errore con, esatto, lo sfondamento di Alessio Moretti. Quindi la difesa comunque si era mossa bene, costringendo all'errore il Cassano. Ancora Fondi che gira palla, Vulic, Marquez, Di Benedetto, ancora Marquez. Si alza a braccio degli arbitri, è passivo, Di Benedetto finta, poi scarica per l'ala, ma... cerca di sorprendere Ilic sul primo palo, ma la palla proprio lambisce il palo e poi ritorna in campo per il contropiede con Saita, che invece perde il controllo della palla e la stessa gli schizza via sopra la traversa, proprio ha perso il contatto col pallone. Fa proprio segno in questo momento a Colez che la palla gli è scappata via, viene rincuorato da Bortoli. Va bene, nulla di fatto, ricominciamo. 21 minuti di gioco in questo momento trascorsi. Ultimi 9. 13 secondi di inferiorità numerica per il fondo, che ovviamente attacca con calma per permettere soprattutto a un giocatore come Arena, importante la manovra del Fondi, di rientrare sul terreno di gioco. Benedetto Vulic ruba il tempo, Bortoli, poi deve arrivare al tiro Vulic, ma viene fermato da Moretti, quindi si riprenderà con 9 metri. Nel frattempo rientra in campo Arena deve fare però attenzione, perché già due volte si è dovuto accomodare in panchina per sanzioni di 2 minuti. Vulic che organizza, prova lui il passaggio al pivot, ma palla che non passa e fa segnalare perché Dorio è andato in maniera voluta, quindi intenzionale, a fermare la palla col piede. Quindi 2 minuti per Dorio, soprattutto chiamata di passivo che viene annullata, quindi il Fondi potrà giocare uno in superiorità numerica e due con tutta la tranquillità del caso, perché non deve più andare al tiro dentro i canonici 6 passaggi. Dorio fa segno che lui non voleva, però questo hanno sancito gli arbitri, quindi poi per nostra fortuna vanifica tutto il Fondi, perché c'è stato questo passaggio terra-aria da terzino all'opposta che si perde in tribuna, assolutamente fuori misura questo passaggio. Ed ora vediamo Colez che chiama Ilic, quindi anche per il Cassano, squadre che hanno giocato in maniera speculare, 6-0, extra player in inferiorità numerica, quindi due allenatori che si conoscono, si stimano e hanno adottato più o meno stesse tattiche di gioco. Intanto time out per Colez, che ha visto i suoi ragazzi ritornare in carreggiata, ma ancora non hanno chiuso in maniera definitiva la partita.
sono sempre 7 reti vantaggio, minuti che mancano al termine 8, quindi siamo quasi vicino a break even, però pur Luca mi sa che oggi questa regola non vale, perché esatto. Comunque nonostante le sempre 7-8 reti Fondi è comunque sempre rimasto lì. Esatto, dopo, sì, sì. Ha preso questo parziale, ma poi ha provato fino in fondo, arrivando anche, credo, a meno 5, con la palla in mano del meno 4. Quindi sì, sì, Cassano si è ripreso, è riuscito a rintuzzare il momento migliore del Fondi, però non ha ancora dato l'impressione di essere tornato nel dominio del di match. Di averla chiusa, quindi, esatto, non l'ha ancora chiusa. È ancora da decifrare, soprattutto da decidere in maniera convinta chi si porterà a casa questi due punti, quindi... Quello che penso di immaginare, Colio sta dicendo ai ragazzi: ragazzi, non è ancora finita, non voglio più cali di concentrazione, giochiamo fino alla fine, mancano 9 minuti, lo so, siete stanchi perché abbiamo giocato tanto, abbiamo fatto i recuperi, c'è non altro da recuperare mercoledì, però serve dare ancora il 100% in questi 8 minuti che mancano al termine. Esatto. Credo di poter immaginare quali possono essere state le indicazioni di Davide nel time out. Non ci sono state indicazioni tattiche o tecniche, proprio indicazioni psicologiche, per tornare al tuo termine di prima. Riprende il gioco, sempre uomini in meno, quindi fuori Ilic per permettere al Cassano di schierare 6 giocatori in movimento, però porta sguarnita. Esce Mazza, pivot, tanto è entrato anche Lamendola, quindi anche un mini turnover. Moretti, arriva Bortoli. Anche perché il nostro pivot Dorio era fuori 2 minuti, quindi gioco forza. Tanto bel tiro in doppio appoggio di Mazza, ma si oppone bene Vuljava, che riparte il Fondi. Di Benedetto subito dall'altra parte. Vulic al varco, non inquadra la porta. Sono un po' confuso perché Di Benedetto stava perdendo il controllo della palla, è riuscito a guentare in estremis, a scaricare a Vulic, però è risultato un pelino indietro il passato, perché Vulic era già lanciato, ha dovuto anche lui lottare un po' per recuperare il pallone e poi non è riuscito a ritrovare coordinazione, con palla che si perde oltre fondo. Scampato e pericolo per ora, ne rimangono 35 secondi in inferiorità numerica, quindi bisogna sempre girare... extra player, bisogna cercare un attacco lungo per provare, vediamo, a intanto rientrare. Pronto il turnover, vediamo togliersi la tuta possa mai, quindi sarà prossimo ad entrare sul terreno di gioco. Intanto fallo su Bortoli. Passaggio di Alessio non proprio pulito con l'uscita del secondo difensore del Fondi, però palla che rimane al Cassano. Mazza, uno contro uno, scarica Moretti. Siamo sotto passivo, poi ancora però fallo. Tanto rientra Ilic. Rientra Ilic, quindi stabilita parità numerica, ma siamo sotto passivo, dobbiamo andare a tiro, vediamo se lo farà Mazza. Mazza, uno contro uno, Moretti scarica l'ala, deve saltare Branca. Croce dei pali clamoroso. Pieno. Clamoroso. Ho avuto però anche il dubbio che avesse colpito dentro, anche però mi sa io. Dall'altra parte va con realizzare il numero 14, Zanghirati. Zanghirati. Questa volta in sacca alle spalle di Ilic. E dopo tanti tentativi anche Zanghirati riesce a realizzare la sua prima rete con un bel semipallonetto sull'uscita di Ilic. 23-17 più 6, 6 al termine. Dentro, eccolo qua, abbiamo chiamato prima, Possamai, forze fresche per il Cassano, Moretti, Bortoli. Gira palla Cassano, cambio terzino centrale, arriva Possamai, incrocia con Bortoli che scarica per Moretti, poi all'ala ancora per Filippo, questa volta cerca di chiudere il primo palo ma non trova il palo questa volta, quindi riparte ancora al Fondi, attenzione, non è finita ragazzi, non è finita. Di Benedetto scarica per l'ala, l'angolo è stretto, che pallonetto, altro grandioso pallonetto, col numero 17 Pennacchio, Nestor Pennacchio, prima rete anche per lui. Fondi, no, che si riporta a meno 5, Luca, mancano 5 minuti, ha portato a 9 i marcatori diversi il Fondi in questo secondo tempo, considerando che sono a referto in 12 e 2 sono portieri, direi quasi tutti ne manca hanno uno segnato almeno un gol. Cassano che deve assolutamente segnare. Possamai scarica per Saita che insacca. Gol importante di Gabriele che va a sbloccare, perché da un po' che non segnavamo, è stato importante anche questo gol di Gabriele. 5 reti per lui, rincorre Moretti a quota 6. Subito dall'altra parte il Fondi, però Fondi ovviamente deve cercare di accelerare, stringere i tempi, e questo porta inevitabilmente a qualche errore, qualche tiro forzato, però esatto, non hanno il cronometro, in questo caso è contro di loro, quindi giusta la tattica, certo, di cercare di arrivare al tiro il prima possibile, e questo inevitabilmente porta a aumentare la percentuale di errori, per nostra fortuna, tra virgolette. Cassano in attacco, Possamai, Lamendola, Bortoli,
Moretti va all'incrocio con lo stesso Bortoli, finta il doppio incrocio con Possamai, poi difesa completamente aperta, era già partito il centro dietro su Possamai, sorprende tutti Bortoli e va a realizzare 25esima rete del Cassano. Fondi però già dall'altra parte con Di Benedetto, Marquez trova il varco, ma ancora Ilic, ma c'è Ilic. E siamo a 6, Cassano subito importanti. Dall'altra parte con Moretti in contropiede, scarica per Dorio, in sacca, 26esima rete per il Cassano. E questa potrebbe essere il break decisivo, forse, queste due reti consecutive. Sì. E infatti costringono Giacinto De Santis a chiamare il suo terzo e ultimo time out per tentare il tutto per tutto. Sono tornate 8 le reti di vantaggio con il fondo che è arrivato a meno 5 con la palla in mano nuovamente. Quindi altra fiammata del Cassano, speriamo sia quella definitiva e attendiamo a vedere cosa si inventerà De Santis per tentare il tutto per tutto negli ultimi 5 minuti di gioco. Anzi, per esattezza, ma ne mancano 3 e mezzo, esatto, sì, non vedevamo il 3 e mezzo alla cronometro. Fine. Vediamo se Cassano riuscirà a gestire questo parziale di 7, 8, 6 che si sì, porta diciamo avanti che adesso dall'inizio della partita praticamente. 8 reti farsi sono recuperare tante, in 3 minuti e mezzo bisogna impegnarsi. Sì, però, assolutamente insomma, sì. Dovrebbe essere quasi un suicidio di Cassano in questo momento, 8 reti in 3 minuti e mezzo. Però diciamo però, che diciamo, ne abbiamo viste talmente in 40 anni di pallamano ne ho viste abbastanza, quindi aspetterei, anche se la regola del break even dice che il risultato è in cassaforte, sarebbe passata ormai da però da tanti, non me la però sento di contare questi due punti ancora per qualche istante. Viene fermato il tempo. Tanto viene fermato il tempo ed è successo qualcosa, credo che se non ho capito male i fondi fossero in otto in campo. Mi sa di sì, perché abbiamo visto un giocatore del Fondi uscire dal campo e cercare di riguadagnare la panchina senza farsi notare, ma credo che il commissario l'abbia notato quindi. Sì. Quindi 2 minuti per il numero 14, sì, Zanghirati. Esatto, l'uomo in più era lui, quindi 2 minuti a lui, però ovviamente e cambio palla. Sì, esatto, questo qui è un errore tecnico perché il gioco palla era già ripreso. E poi soprattutto palla, credo che debba uscire anche un altro giocatore del campo. Sì, che a quel sì, punto Fondi deve essere in 5, devono essere in cioè campo, esatto, in 6 col portiere, esatto. Tutto è pronto per la rimessa in gioco, ultimi controlli, fischio e si riparte con la parola per il Cassano. 3 e mezzo al termine. Cassano che attacca sul più 8. Moretti, cambio di posto con Possamai. Eccolo qua, Bortoli, Alessio cerca tiro, ma c'è un fallo, non l'ha fermato. 9 metri, si riprenderà con rimessa del pivot da questo lato del campo. Lamendola, Moretti, Possamai. Prova ad accelerare. Alessio cerca il era dentro, ha scaricato il pallone. Alla che deve risalire però. Ancora Moretti. Sì, Fondi un che po' vuole troppo passivo viene Bortoli chiamato da fuori, traversa clamorosa. Ci ha provato Thomas da fuori. La palla si perde che qua in tribuna, sopra, sì, che ovviamente essendo vuote, essendo partita a porte chiuse, è il nostro Davide Cenci che va a recuperare il pallone. Ora pronti i Fondi, ecco che recupera la posizione della telecamera e tanto ne approfittiamo visto che siamo quasi in chiusura per ringraziare Davide Cenci che oggi è stato nostro collaboratore alla telecamera. Ultimi 2 minuti e mezzo, Fondi che attacca. Ormai Luca mi sento di dire che ormai partita sì, chiusa. Poi, dopo l'errore sulla ripresa esatto, del time out con l'espulsione, diciamo che se lì forse c'era ancora una speranza, finita. Adesso è proprio finita. Tanto ancora Arena che attacca però Vulic, Di Benedetto cerca un varco passivo, Marquez, ma poi sfondamento poi ha rischiato perché è andato al tiro ben oltre il fischio arbitrale con Ilic che si era disinteressato del tiro rischiando di colpirlo. Cassano che si riporta in attacco,
sempre con Moretti centrale, scambio di posto con Bortoli, finta di tiro, arriva Possamai all'incrocio, Moretti scarica per Saitta che va al tiro e realizza. Gol di Saitta, intanto ne ha approfittato mister De Santis per far giocare questo ultimo scampolo di partita al giovanissimo portiere numero 19 Luca Macera, quindi inquadratura anche per lui meritatissima. E andiamo a segnare invece il gol di Gabriele Saitta, sesta rete, raggiunge Moretti come top scorer del Cassano e del match intero. Di Benedetto prova un siluro da fuori, ma palla che si stampa sulla traversa. E entriamo adesso nell'ultimo minuto di gioco con il Cassano che ha riportato a 9 le reti di vantaggio, quindi ha raggiunto nuovamente il massimo vantaggio, ha raggiunto ahimè verso il sedicesimo, cioè sezione del primo sì. tempo, poi è iniziato, non dico un blackout perché è stato meno evidente rispetto a altre partite, ma diciamo un calo di con fatica esatto. Però bisognava portarla a casa. Tanto viene chiamato passivo perché Cassano non sta affondando il colpo. Direi che oggi obiettivo raggiunto. Sì, diciamo oggi l'obiettivo era portarla a casa. È importante guadagnare 2 punti e blindare l'accesso alla Final Eight Coppa Italia. Cassano che dal punto di vista del gioco ha migliorato rispetto alle ultime uscite, però siamo ancora ben lontani dal miglior Cassano visto in altre partite. Adesso ancora Cassano che ne approfitta per siglare il +10. Bello questo perché è stato proprio Moretti a fornire in estremi negli ultimi secondi l'assist a Saitta, con il quale lo ha superato in classifica marcatori, quindi ci piace segnare anche questa cosa. Quindi settima rete di Saitta che supera Moretti a 6 e l'assist è stato proprio di Alessio. Quindi partita che va in archivio con il massimo vantaggio Cassano all'ultimo minuto di gioco, sì. 28-18, però Cassano che ha fatto molta più fatica di quanto il risultato finale non dica. C'è stato qualche miglioramento rispetto alle ultime uscite, però la strada è ancora lunga. Abbastanza, sì. Ora l'appuntamento, abbiamo già detto, è per mercoledì, quando alle ore 19, sempre qua in diretta dal palazzetto TAC di Cassano Magnago, affronteremo il Bolzano. Appuntamento sempre qua d'attacco il giorno prima, quindi martedì le nostre ragazze per quanto riguarda la Serie A Beretta femminile affronteranno l'Erice, quindi doppietta di recuperi importanti perché le formazioni che ospiteremo sono davanti a noi in classifica, quindi avversario di tutto rispetto, e vediamo se i nostri ragazze e ragazzi riusciranno a portare a casa il punteggio. Quindi rinnovandovi l'appuntamento nei recuperi infrasettimanali e ricordando il punteggio finale che vede Cassano 28, Fondi 18. Io ringrazio Davide Cencia telecamera, Davide Bianchi in regia e in commento a fianco a me. Io ringrazio il buon Luca Basile. E come sempre ci salutiamo con il consueto buona pallamano a tutti. Ciao! Ciao!